Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di The Battle Cats. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate hashtag Battle Cats qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E andiamo avanti con questa nuova puntata ragazzi. Come avete consigliato, mi avete dato tanti consigli, non farò oggi l'opening di Ramma. Se lo facciamo, lo facciamo quando c'è l'Uber garantita. Se lo facciamo veramente, lo faremo magari con uno shop specifico in cui vi chiederò una zampa sempre con i mi piace. Allora, altro piccolo ricordo: c'è il canale nuovo per quelli a cui piace Stumble Guys, lo trovate qua sotto in descrizione o probabilmente troverete il video linkato che vi rimanda direttamente sul canale di Stumble Guys, ragazzi. Allora, miao capsula, vai, andiamoci ad aprire le nostre nuove miao capsule. Ok, e andiamo avanti un po' con gli eventi e con delle cose che ho lasciato indietro e che dovevo fare e che oggi le facciamo. Vai così, prendiamoci la robina, che facciamo altri miei biglietti che sono importanti. Ok, rimessa. Usa tutto, scambia con biglietto e vai un biglietto raro nuovo. Usa tutto, sicuramente questi non me li dà. Assolutamente, scambia tutto per NP. Perfetto. Ok, direi che possiamo andare avanti con quello che vogliamo fare oggi. Allora, andremo a fare il resoconto dell'imperatrice, ci andremo a fare lo stage che mi manca, che dovrebbe essere l'ultimo oltretutto, che ci dovrebbe dare il seme Miagrume Aku garantito, Aku 101 inchiesta. Poi ci facciamo il bellissimo Tribunale dell'Agonia, perché l'avevo lasciato indietro e non l'avevo fatto, quello con la maschera che ci dà Gatto Medusa garantito. E poi ci facciamo 2-3 stage della solita Legendaris, oppure andiamo direttamente a farci qualche stageago se ce n'è qualcuno a disposizione fattibile. Stage Aku 101 inchieste ragazzi, vai così. Un deck specifico per fare questo stage abbastanza tranquillamente, niente di particolare. Ok, come vedete non c'è niente anti-Aku perché non serve. Gli Aku sono relativamente pochi e non sono così possenti e importanti da darci del grosso fastidio. Quindi Aku inchiesta lo facciamo velocissimi. Ok, vediamo un po'. Diciamo che qua il problema maggiore erano gli angeli a distanza e quindi abbiamo messo unità che vanno a fare il loro dovere anche a distanza. Gli Aku già ce li siamo levati tutti, sono rimasti come vedete in pratica solo gli angeli. Ok, il Behemoth serviva solo per fare pulizia lì e nient'altro, perché come vedete i cagnolini Aku vanno giù che è un piacere. Ale. Ok, ho la torre sbagliata te pare. Infatti la consigliata era break. Nessun problema per ora. Cyberpunk sta colpendo. Le scimmie Aku in questo caso non ci danno problemi perché non siamo depotenziati. In Aku 101 inchieste. Ok, la scimmia ancora non va giù però, sta resistendo. Mettiamo il nostro mega pugno, così almeno tiriamo qualche cazzottone decente ai nostri avversari. Bam. Come vedete è un deck abbastanza generico, ha qualche Uber sotto mano ma niente di troppo esoso. Vai così, che il Ganesh ora si piena pigna e si potenzia. Ale. Allora vorrei mettere pure il nostro stunnino. Ok, abbiamo eliminato immediatamente le retrovie, quindi in pratica l'unica difficoltà che c'è rimasta è il cavalluccio tattico qua, che penso che butteremo giù molto velocemente lo stesso. Vai così. Stiamo gestendo bene la situazione. Come vedete gli Aku non ci danno grossi problemi. Se avevamo la torre break facciamo prima, perché non dovevamo star lì a combattere contro scimmie varie. Ok, è rimasta solo la scimmia. Aku 101 inchieste portata a casa senza anti-Aku. Pratica, Behemoth, vai, vai a pulire. Buttiamo giù sta benedetta torre. Ok, elimina lo scudo al cagnolino. E ci siamo. Dovremmo aver portato a casa Aku 101 inchiesta e quindi un bel seme Miagrume a gratis. Come piace a noi. Olè. Bisogna solo aspettare che scende la torre, che poi sblocca altri stage questa cosa, se non erro, dove ci daranno altri semi Miagrume. Quindi ora vediamo come ce la caviamo. Perfetto, portata a casa, abbastanza easy. Ricompensa semi Miagrume, Aku. E giustamente 30 brisket e leadership.
E andiamo a fare la sala da tè di, e non dico il nome perché sennò può essere frainteso pesantemente. Che è proprio questo tipo di nome che è strano. Sentendolo tutto insieme sembra quasi una parolaccia. Quindi è meglio non dirla. Ok. Allora, la nostra unica difficoltà, forse sono loro, ma niente di eccezionale. Alla fine gli si leva il barrier e si eliminano tranquillamente. Questione di tempo. Ok. Vai, così abbiamo pure il tempo di mettere più sushi cat sul terreno. Che faranno da copertura senza problemi. Allora, in pratica qui dobbiamo pushare pesantemente con i commander cat, che hanno anche la possibilità di crit. Ok, adesso in pratica bisogna usare esclusivamente l'isola matta e poi bisogna rispammare di nuovo i commander cat. Niente di eccezionale, gestibilissimo di nuovo. Allora, penso di avere la torre sbagliata. Forse qua mi serviva il break e son pirla, perché io non mi porto mai la torre giusta. Quindi adesso sono in difficoltà lo stesso. Però nessun problema, sembra che riusciamo a gestirla stranamente. Ma vediamo. Allora, in pratica questa è la combo meno Uber che si può fare in questo stage. Ok. Quindi andiamo di bella cattiveria col commander. Ale. Vabbè, ma si sta avvicinando, questa cosa mi preoccupa, perché adesso il mio AI viene colpito sicuramente. Sì, non è vero, è ancora vivo. Ah, è stato un peccato. Ah, non viene colpito laggiù, perfetto. Allora, continuiamo. In pratica abbiamo lo sniper the cat che knockbacka, il nostro stupendo gatto cecchino che knockbacka. Ci mettiamo solo un po' di più perché non abbiamo Uber specifiche. Per il resto siamo veramente a cavallo se riusciamo a tenerli. Ok. Mi sembra che c'è un periodo di tempo in cui questi angioletti ti dovrebbero fermare. Però non me lo colpisce, me sa l'hai. Si sta avvicinando troppo. Però lo piglia. L'ha preso. Lo sapevo io. Vabbè, nessun problema logistico, tra poco lo possiamo rievocare. Tanto in pratica questo nemico noi lo andiamo a eliminare di gatto isola matto e di sushi cat. Cioè questi sono le nostre armi principali. Anche perché abbiamo pure lo sniper the cat, quindi nessun problema. Sopra c'ho una tripla combo, come vedete, completa. E ci sta facendo reggere veramente tanto questa situazione importante. Ok. Ci stanno pushando un po' tanto. Sì, mi serviva il break, raga. Sai che questo stage lo dovrò rifare soltanto perché ho sbagliato a mettere la torre. Ripeto, se mettevo il break l'avevamo già fatta. Però per ora la stiamo reggendo tranquillamente. Non ho voluto uber carriare, ho voluto farla con la strategia più basic e più adatta a tutti. Così magari riuscite a farla anche voi. Ok. Qui, come dicono, il problema sarebbero i dindini per evocare tutta la robina e per andare a eliminare questi angioletti, specialmente se non abbiamo il break. Ok. Quando c'è lui bisogna usare i commander, quando ci sono gli angioletti, quelli lì, come si chiamano? Aku. Invece quando non ci sono basta andare di isola e di sushi cat. Giustamente potenziato, gatto tobico viene meglio. Vai, sta funzionando alla grande. E adesso spammiamo il commander, anche se penso che non farà tempo neanche ad arrivare. Quindi vai, continuiamo così. E con un po' di pazienza ce lo portiamo a casa. Knockback vari. Ale. Guardare i nostri tobico come menano in modo cattivo. Piano piano arriveremo alla torre se continua così. Per fortuna che non c'è un tempo per fare questo stage, sennò stavamo nei guai. Ok. Vai così. Stiamo andando molto tranquilli. Mi piace. E si knockbacka. A pensare che quando lo volevo fare questo stage non ci riuscivo neanche volendo. Invece era quasi così semplice. Cioè il pensiero mi infastidisce non poco. Però tripla combo effettivamente non l'ho mai utilizzata da nessuna parte, perché occupa tutta la prima linea, quindi è un po' particolare come cosa. Ok. Sembra che piano piano sta tornando indietro. Sta prendendo danni, depotenziato, rallentato. Così arriviamo direttamente al colpilatore con tutto lui davanti.
Ok. Ho messo un commander, anche se vedo che non serve perché il break glielo fanno immediato. Quindi devo dire che stiamo avanzando alla grande. Olè, eliminato. Fantastico. E adesso ti pusha pesi sulla torre senza troppi pensieri. Evochiamo tutto e buttiamo giù sala da te di quel nome, che se no ci sbagliamo. Non vorrei che poi dopo YouTube capisse male. Ti ricordo, ragazzi, per chi è interessato a Stumble, Stumble Guys, c'è il canale privato che ho aperto appunto per non farlo su questo canale, così non infastidisco né i ragazzi di Battle Cats né quelli di Brawl. Ok? E poi piano piano ci sarà anche la creazione di un secondo account e vedrete. Gatto Medusa sbloccato, andiamocelo a vedere. Forma reale. E giustamente 30 freschette leadership. Allora, il Gatto Medusa è quello che utilizziamo per immobilizzare antichi. E effettivamente ci serve tantissimo e sono contento di poterlo evolvere. Perfetto, diventerà molto più potente il Gatto Naga. Giustamente ha le stesse caratteristiche, però è migliorato. E poi possiamo pure livellarlo, che non è male come cosa. E ora andiamo a farci un paio di stage delle leggendarie. Ok, leggende misteriose. Marinai persi, oddio, Mari, non mi ricordo come si chiama, Mari Fantasma se non erro. Ho messo combo per immobilità. E la situazione nostra sarebbe il gatto ultra delinquente che prende sia la face, il cosino, quindi senza troppi problemi. Però visto che le unità sono miste, ci sono anche degli alieni. Abbiamo messo, ecco, c'è il fantastico piccolo coso galattico. Ecco, magari era il caso di tenerlo fermo in quella situazione. Qui ci fa veramente tanto comodo il gatto satellite. Ma proprio tantissimo, come potete ben vedere. Adesso facciamo un bel permastun. Quello non si dovrebbe muovere più. E intanto creiamo una situazione per fermare anche il rinoceronte. Perfetto. Ah, ne arrivano altri. Quindi facciamo slow, resistenza, blocco e stun anche del rino grazie al delinquent che immobilizza. E la combo giustamente ci permette di permastunnare almeno l'alieno, perché il rino è un po' difficile permastunnarlo con solo il delinquent. Ok. In questo caso, visto che c'è il delinquent, riusciamo a fermare anche la face. Cioè, è una conseguenza di tutto questo. Interesting. Piccolo colpetto. Break barrier per portare indietro. Anzi, noi porto pure il macho leg. Che il macho leg c'ha il suo perché. Ok, uno l'abbiamo eliminato. Il calcetto è alieno. Effettivamente non ci ho pensato ad utilizzarlo. Ok. Face è rimasta ferma lì. Giustamente è coperta da rino, quindi c'ha il suo tempo per stare tranquilla. Ok. Stiamo proseguendo in modo pesante. Macho Leg sta facendo danni ad ondata oltretutto, quindi anche lui che fa parte della combo sta servendo. Top. Ecco qua che il ciclone mi sa che va giù. E ci rimane in pratica il rino. No, il rino è andato giù. Quindi io direi un altro delinquente, perché giustamente quella è una face fluttuante. Ottimo. E menamogli, è male. È rimasta solo la face. Marinai persi. Ah, è uscito un altro ciclone. Vabbè, non è un problema, la roba a terra ce l'abbiamo per fermarlo. Anzi, non posso neanche evocare più niente. Ok, è una fissa pure molto resistente, vedo. Lo sta prendendo danni. Ok, è andata giù. Perfetto. Marinai persi, portato a casa con una combo stun di quelle fantastiche. Grazie al Gadelite che non viene teletrasportato, anche delle buone coperture. Niente male, il delinquent si è rivelato veramente un ottimo gatto da utilizzare in questo caso, perché c'era un antico che poteva essere stunnato. 189.000 di esperienza, gatto cecchino come ricompensa, mattoni e ammonite. Andiamoci a fare il secondo stage. Allora ragazzi, siamo su Carpa in Gabbia, uno stage molto particolare e anche molto problematico. E quindi ho cercato di creare la combo più stabile possibile con quello che avevo. Non sono sicuro della riuscita assolutamente, ma speriamo di riuscirci. Ok, allora, incominciamo in maniera molto prudente. E andiamo immediatamente, se ce la facciamo, non adesso a mettere lui, ma a tenerci intanto gli alieni. Ok? Quindi andiamo a fare una cosa del genere. E a mettere subito il break, perché tra poco ci toccherà utilizzarlo.
E dobbiamo sperare di riuscire anche a farglielo questo break. Ok, gliel'ha fatto immediatamente. Quindi top così. E adesso cominciamo a mettere un po' di tank. Ok. Roba antiscuro. Nessun problema. Va bene. Oserei dire che mi serve altra robina antiscuro. Un altro break per sicurezza, perché se non esce è un problema. Olè. Roba antialieno di nuovo. Ti prego, fagli il break. Vedo angeli. Perfetto. Cerchiamo di mantenere la situazione stabile in questa maniera, se ce la facciamo. Ok, siamo in angeli alieni adesso. Per fortuna che abbiamo il nostro tank là dietro, che comunque ci sta dando una grande mano. Ecco, mi servirebbe evocare magari una bella mitama, anche se penso che sia un po' tosta la faccenda. Ok, il break l'abbiamo fatto subito. Forse devo mettere la mitama. Ho sbagliato in questa situazione. Allora, i mid shield non ci mancano. Gli alieni non ci stanno dando più tanto fastidio. Gli scuri ci potrebbero dare alcuni problemi. Va bene. Gli angeli adesso li picchiamo. Benissimo, li stonniamo. Ok, ci siamo. Li stiamo tenendo fermi lì. Il problema è che adesso non c'ho più quella per distruggere break. Ok. Fatto. Mazza e velocità. E briccata veloce. Ok, vorrei fare un po' di dindi per evocare mitama, raga, perché mitama serve per rallentare. Se non rallentiamo un po' di unità avversarie c'è un po' di rischio. Ok. Vediamo un po' se riusciamo a metterla, più che altro. Non mi sembra, raga. Siamo un po' in difficoltà. No, ok, i soldini sono arrivati. Però mitama non è ancora pronta, eccola. Per fortuna è arrivata mitama. Vai così, break. Ci dovremmo riuscire, ci vuole solo un po' di pazienza, come in tutti i stage leggendari, insomma. Perfetto, è rimasto quell'angioletto a darci problemi, il pulcinetto. Per il resto si tratta solo di attendere la situazione giusta. Ok, mettiamo immediatamente quella lì che fa break sulla pecora. Per fortuna che Ramen mina talmente veloce che una certa quello scudo glielo breaka direttamente lui. Ok, alieno. Perfetto, metto l'altra Uber. È rimasto solo quel maledetto elefante, che se scendesse un attimino saremmo tutti contenti. Ok, un bel pugnetto all'elefante, che viene pure beccato. Anche lo snipe, perché me l'ero messo in prevenienza, sapendo che era uno stage un po' particolare. Per ora non vorrei cantare vittoria, ma ce la stiamo cavicchiando. Sono rimasti in pratica esclusivamente l'elefante e tutti i cosini alieno. Sembra non sta uscendo nient'altro dalla torre, quindi penso che sia solo questione di tempo. Ok, facciamo qualche altro stun se ci è permesso. Ancora non sono mai riuscito a stunnare l'elefante, eppure sto mettendo un sacco di bomber cat. Probabilmente è colpa degli elefanti alieni. Sì, gli elefanti, scusate, dei coccodrilli alieni, che non mi fanno toccare l'elefante, perché si mettono lì davanti. Oppure arriva proprio nel momento sbagliato il Bombercat e viene preso precisamente dall'elefante. Possibile anche quello. Comunque appena si libera mena, eh. Cioè non te dà manco il tempo. Ok. Vabbè, stunnatino. Buttato giù, vai. E ora si pusha verso la vittoria. Carpa in gabbia, portato a casa. Giustamente con una combo molto più resistente. Ok, 100.000 di vita alla torre, ci metteremo un po' perché non abbiamo danni massicci. Effettivamente, specialmente su alieni, i maledetti coccodrillini. Ok, mitama ha tirato il suo colpo, vai. E ora buttiamo giù e ci portiamo a casa anche questo stage. Vi ricordo di nuovo, per chi non ha seguito il video dall'inizio, c'è un secondo canale per Stumble, ci sarà un secondo canale poi anche per i giochi secondari. Per adesso ancora no, sarà programmato nei prossimi giorni. Comunque troverete tutti i video e le live di Stumble di là, e lo trovate qua sotto in descrizione. 105.000 di esperienza, materiali trovati, mattoni. Allora, provo a farmi uno degli stage degli Aquarium Australia, che è il più piccolino, quindi anche come costo in punti è più piccolo. E vedo che ci sono degli angeli. Questa cosa mi potrebbe creare dei problemi a lungo andare. Ok, teniamoli fermi per ora. Non vogliamo immediatamente dei danni importanti. Mi sono portato il super feline per vedere come funziona.
Perché l'ho potenziato un pochino e da quello che ho letto era anti... Ah no, ho sbagliato, raga. Ho sbagliato perché è anti-antico, no? Anti-ago. Oh, però sta attaccando in maniera incredibilmente importante, eh. Ho sottovalutato il super felino? Potrebbe essere. Ok, ha retto anche parecchio. Va bene. È giusto per vederlo. Mi sono sbagliato, pensavo fosse ago, invece è antico. Che pirlotto che sono. Vabbè, succede. Allora, direi di, visto che li gestiamo bene, mettere il cyberpunk. Così creiamo la solita combo cyber e sniper. Che a me piace tantissimo perché crea un bel controllo. E poi cerchiamo di mettere tutto il resto, anti-agu e simili. E creiamo una situazione di controllo completo, perché non sappiamo cosa esce dalla torre. Stiamo livello 14 come potenziamento agu, vi ricordo, quindi... Giustamente siamo a un bel punto. Ok. Yago non sono un problema. Voglio provare a sfruttare di più sto super felino. Non so perché. Perché mi sembra che comunque, per quanto sia solo anti-antico, tira dei colpi infiniti. Se viene protetto bene. Cioè, è quasi sottovalutato. Ok. Stiamo avanzando. E lui sta là dietro che mena. Tira certe codate infinite. E poi si ricarica veloce. Anche se costa un po'. Stiamo pushando. Ce la facciamo, mi sa. Allora, non so se esce qualcosa dalla torre, forse no. Va bene così. Cioè, ce lo siamo portati a casa, sto stage, diventiamo livello 15, così. Cominciamo ad avere un buon, una buona disposizione anti-agu. Sinceramente. Vai, altro super felino. Oggi uso il super felino, vai. Livello 15. E andiamo a farci il nostro Kenya. Ok, ho portato della roba anti-ondate perché da quella torre esce roba anti-ondate. Cioè, esce roba che fa ondate, scusate. Stavo sbagliando a dire. Ok, vediamo un po'. La nostra bellissima tartaruga che ferma il mondo. Mettiamo roba anti-agu leggera a distanza. Perfetto. Inshieldiamo un pochino. Ale. Perfetto. Teniamoci belli tranquilli. Sta arrivando il maledetto. Che fa le ondate. Quindi un octopus là davanti mi serve per forza. Per il resto tutto nella norma. Ok. Vai così. Ma l'octopus è stato one shottato. Cosa? Aia, questa è stata una brutta cosa. Ok, metto pure Musashi che è immune ad ondate. Così lo utilizziamo come attaccante. Ok. Un break è stato fatto subito. Rimettiamo la tartaruga che almeno ti mette là davanti e covera. Vai così. Ce la possiamo fare. Ok. Teniamo tutta la situazione in stallo il più possibile. Commander e tutto il resto. Vorrei mettere anche il cyberpunk. Ok. Per ora tutto nella norma. Ci sono degli angeli che non comprendo in questo stage. Però ok. Abbiamo levato cagnolino. Sta arrivando qualcos'altro Aku grosso. Quello lì ad ondata ancora non muore. Ciò mi preoccupa un tantinello. Cioè, diciamo che quello che mi preoccupa di più è proprio lui perché mi può dare dei fastidi. Per il resto è gestibile la situazione. Sembra almeno per ora. Mo' vediamo. Ok. No, mi hanno spostato tutti gli Yaku. Potevamo eliminarli. Vabbè, non è un problema grave. Siamo ancora lì davanti. Ho messo un altro invocatore. Questo Kenya ce lo portiamo sicuramente a casa. Vai così. Ce la stiamo facendo. Perfetto. Però non muore ancora. Lo so che siamo a livello 15, però insomma. Non era immortale qualcosa da che mi ricordo. Bene. Non muore. Però gli angeli ancora li stiamo not beccando, quindi top. Tra un po' riesco a rievocare pure un altro Musashi. Continua così. Allora, gli Aku non ci stanno dando grossi problemi. Perché giustamente l'invocatore attacca a distanza. I commander resistono con un po' di sopravvivenza. Perché hanno anche scudo contro ondata. Le tartarughe hanno scudo contro ondata. Quindi anche qui è sempre la solita storia. Questione di tempo. Ok. Portata a casa, sicuramente. Però non vuole morire. E noi dobbiamo continuare a coverare per colpa sua.
Niente, ancora non casca. Si è preso un altro knockback sulla faccia. Vai così. Mo stai da solo là davanti. Se non prendi botte è strano. Anche perché sei un povero treatless. No, si è preso un crit sul naso. Penso probabilmente la tartaruga. Era la tartaruga e faceva crit. No, c'era qualcosa e faceva crit, non mi ricordo. Oh, buttato giù. Benissimo. Vai, verso la torre. Musashi, se cammini leggermente più veloce e tiri due botte alla torre, ti fai un piacere enorme. Vabbè, c'ha 300.000 di vita la torre, quindi neanche tanto. Ci riusciamo tranquillamente a buttarla giù. Perfetto. E anche questa ce la portiamo. E saliamo di livello, giustamente. E dovremmo andare a vedere qualche altro stage, se ce la facciamo a farlo. Non sono sicuro, mo vediamo. 24.000 di esperienza, livello 16. Provo a farmi la Turchia e poi ci salutiamo. Non sono sicuro della riuscita. Ho fatto solo un altro change, ho cambiato, ho messo il nuovo Diabolosa. E vediamo se contro Iago serve a qualcosa, perché comunque fa area e ha comunque danni massivi su Aku. Quindi vediamo un po' se può servirci qua effettivamente. Ok. Ah, lo stage è molto corto. Per fortuna che abbiamo sempre il nostro sniper a farci sognare un po'. Non so se lui faceva ondate. Mi ricordo che la iena faceva qualcosa in effetti. Ok, Diabolosa. Vediamo un po' se ci servirà qualcosa. Fa pure rima. Stanno arrivando veramente tanti maledetti. Vediamo un po' se li elimina. Mi sa che raggio è troppo corto. No. Beh, da lì prende. E prende pure bene. Ha fatto una bella uccisione di massa. Fantastico. Ok, mettiamo pure evocatore. Ok. Ah, il surge maledetto. Pone non ha colpito niente di importante. Ok, la iena sembra non avere poteri particolari. Quindi si tratta solo di gestire e contenere. Ok. Non abbiamo danni importanti però sulle iene. Cioè dovrei forse provare a rallentarli con il cyberpunk per eventuali casi in cui riescano a camminare un po' di più. Ok, la iena viene knockbackata, buono per noi. Ok, teniamoli fermi. Che eliminazione di massa dell'evocatore, raga. Fantastico. Ci siamo, ci siamo. Facciamo pulizia. Ok. Stiamo avanzando, non ci sono problemi gravi. Potevo pure mettere la Gaima. Penso che in questo caso non ci sia neanche troppo d'aiuto. Anzi, secondo me prenderebbe un sacco di schiaffi, quindi sarebbero pure punti consumati male. Io ci posso pure provare, dai, mettiamola. Visto che abbiamo un bel vantaggio e stiamo pushando, pezzettina alla volta, dovremmo riuscire. Diabolosa comunque attacca veramente veloce. Ha il raggio non lunghissimo, però te la comanda. Come vedete la Gai sta prendendo un sacco di botte, perché le iene sono treatless. Sono resistentissime, per quanto le andiamo a knockbackare. La Gai è ancora viva. Pensavo moriva prima, eh. Vai, altro invocatore, che comunque sono danni a distanza. Ok. Sono un po' troppi serpenti. No, non è che sono troppi. È che sono ammucchiati perché siamo vicino alla loro torre. Comincia a essere un po' più stretta l'area. Ok, le iene sono morte. No, sono due iene e una è morta però. Ok, ne è morta un'altra, è rimasta una iena sola. È adatta solo ad arrivare a colpire la torre. E già ci siamo vicino, perché vedo che qualche colpo lo sta prendendo dall'invocatore proprio. Bene così. Ormai abbiamo fatto pressione. Si tratta solo di pushare. Ok, l'unica iena è dietro torre. Quindi stiamo colpendo sia l'unità che la torre adesso. Perfetto. Vai, iena morta. Dobbiamo solo buttare giù torre. E anche la Turchia è nostra. Ma come siamo diventati bravi contro questi Aku? No, non è vero. Perché sono ancora livelli, penso, abbastanza bassi. E noi stiamo salendo anche di livello, perché siamo a livello 16. Quindi mo diventeremo 17, è possibile. Vediamo. 32.000 e livello 17. Direi che ci possiamo accontentare. Abbiamo fatto diverse cosine. Abbiamo preso la forma finale del gatto Medusa, che giustamente è diventato ancora più forte contro antichi. Abbiamo sbloccato altra robina, siamo andati avanti con gli stage Aku. Abbiamo preso anche un seme Aku,
con quegli stage appunto, che non mi ricordo mai come si chiama, ricerca 101, roba del genere. E niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, arriviamo a 1000 like, condividere il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate l'hashtag TheBattleCats qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e passate anche dal secondo canale se vi piace anche Stumble, lo trovate qua sotto in descrizione.